E allora amici di Calcio Pazzo, buongiorno dal vostro amico Traffico Romano, che per carità ancora ci dobbiamo immettere sulla principale, che è la Nagnina, per cui bene o male ancora si cammina, anche se è un percorso tortuoso, ovviamente a ostacoli, pieno di buche. Voi sapete, a Roma sta piovendo da giorni, quasi ininterrottamente, per cui chiaramente il terreno frana, soprattutto se poi ogni volta che devi attappare le buche, invece di farlo con coscienza, con mestiere, via, metti una toppa, e quella chiaramente alla prima piovuta. Vabbè, ma non è per questo, insomma, ovviamente, che stiamo facendo questo video, ma è per parlare di qualificazioni europei 2020, per parlare maggiormente di Cristiano Ronaldo, ma prima, insomma, due note così proprio a scappar via al volo, che non è l'unica tripletta di giornata, perché un'altra tripletta l'ha fatta Harry Kane, ha segnato tra l'altro anche il suo primo gol, mi sembra, sì, il suo primo gol in nazionale Abraham, fortissimo tra l'altro, questo è poco pia. Ma se io metto la freccia per... Ma che cosa fai fare? Che cosa fai fare? Maledetto! Maledetto tu, è la tua macchinetta di merda. Cosa fai fare? Fai fare tu, capito? Ma io entro da destra, devo andare a sinistra, metto la freccia e piano piano entro, no? Lui fai fare, perché tu devi passare, devi andare. Dove cazzo devi andare? Torniamo a noi. Quindi abbiamo detto tripletta di Harry Kane, primo gol di Abraham. Ma e si qualifica l'Inghilterra agli europei, ma anche la Francia si qualifica battendo la Moldavia 2-1 con i gol di chi era? Varane e Giroud sul calcio di rigore. Tra l'altro Giroud, se mi fai entrare tu, Giroud, tra l'altro Giroud, si parla di un interessamento fortissimo da parte dell'Inter. Bene, detto questo, andiamo al protagonista, a colui il quale in nazionale risorge come l'araba fenice, e parliamo appunto di Cristiano Ronaldo, che contro la Lituania, mi sembra, sì, Lituania, contro la Lituania fa tre gol, di cui il primo sul calcio di rigore, che se lo stava quasi cagando, perché comunque tiro centrale, botta centrale, che il 90% dei casi è gol, infatti è entrata, però quello è con la punta del piede, l'ha toccata, quindi l'ha spizzata, la palla è entrata, ma se l'avesse colpita de collo probabilmente l'avrebbe parata. Eccoci qui, benvenuti nel Traffico Romano, quello ufficiale, sul ponticello della Nagnina ci facciamo la muffa ogni mattina. Vi è piaciuta questa poesia, questa potrebbe anche diventare una canzone, volendo, eh? Quindi Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, ma quello che insomma è più bello in assoluto è il secondo gol. Secondo gol, un passaggio in profondità, lui al limite dell'area di rigore, in corsa, senza rallentare nemmeno un secondo la corsa, esegue questo tiro a giro sotto al set, e imprendibile per il portiere, che andava tra l'altro anche a una velocità importante il tiro, per cui bellissimo, gol stupendo. E terzo gol anche bello, insomma, pregevole fattura, niente di che, insomma, per quello che ci ha abituato lui. Poi c'è stato il gol de Pizzi, altri gol, insomma, vabbè, 6-0 è finita. Chiaramente la Lituania, io ho visto highlights estesi, tipo dei 10 minuti di highlights, avresti visto mezzo tiro nello specchio della porta del Portogallo, insomma, da parte della Lituania. Stiamo a parlare ovviamente dei nazionali modeste, dove chiaramente un giocatore come Ronaldo, ma anche come altri, ci vanno proprio a nozze. Però sicuramente sono gol che fanno morale in un periodo non proprio lucidissimo all'interno della Juventus, dove comunque, nonostante ci prova, non riesce ad andare in gol con la frequenza con cui ci ha abituato, per cui sicuramente fa morale. E niente, mi pare che ho detto un po' tutto, non credo sia il caso di dilungarsi più tanto. Questa sera c'è la nazionale nostra, Mancini ha già dichiarato che giocherà Belotti,
non so se credo in alternativa a Immobile. Boh, in questo periodo, insomma, forse lasciare fuori Immobile non è che sia una mossa proprio così intelligente, però voglio dire, si può sempre entrare a partita in corsa. E contro Dzeko, io il mio primo pensiero ovviamente va a Dzeko, che non si faccia male, o eventualmente ai romanisti, perché voi dire, siamo attraversati un periodo che pensavamo fosse finito, poi Gianluca Mancini, affaticamento muscolare, niente di che, ovviamente sarà pronto già per la prossima de campionato, però insomma io ogni volta che ci stanno le nazionali sono teso come una corda di violino, perché a prescindere dal risultato della nazionale, insomma, che ovviamente ci speriamo tutti, c'è anche l'opportunità di battere altri record. La Bosnia, bene o male, non ha più nulla da chiedere al girone, per cui non la vedo un'impresa così. Però, sai, comunque è sempre la Bosnia, c'ha sempre giocatori di un certo spessore, per cui da prendere con le molle. Va bene, ragazzi, io continuo a fare la mia muffetta qui. Che cazzo, guardi, io odio la gente che va pure a una certa velocità, insomma, sostenuta 60 per questa strada, è una velocità abbastanza, e stanno, e tu li vedi che stanno così, capito? Non guardano davanti, loro valutano, chattano su WhatsApp, poi ogni tanto alzano lo sguardo, e se c'è sta una frenata improvvisa, che cazzo famo? Io la odio sta gente, patente ritirata. Io per esempio si mostro a fa il video in macchina, va bene, però sto a guardare davanti. Se sto a guardare qui è perché mo è rosso, come scatta il verde guardo davanti, non mi distolgo lo sguardo, perché metto a repentaglio me stesso e anche gli altri. Per cui nessuno c'ha voglia di fermarsi in mezzo alla strada a fai cid. Cioè, non, la gente fa de corsa, è frenetica, non c'ha tempo di fermarsi. Per cui, ragazzi, che dire, un abbraccio a tutti voi. Mi raccomando, vi ripeto come al solito, i nostri social, no? C'è Instagram, calciopazzo 2015. Tra l'altro, io ho una curiosità, non so se voi siete in grado di rispondermi. Mi hanno consigliato, io stavo quasi a 7.000 follower su Instagram, no? Mi hanno consigliato, ma metti sta pagina pubblica, fai la pagina aziendale, come cazzo si chiama, insomma. Ho detto, vabbè, anche perché la puoi collegare a Facebook, cioè per me che comunque odio fare pensieri lunghi sullo smartphone, agganciandolo a Facebook posso tranquillamente scrivere il mio pensiero, il mio articolo, il mio che cazzo è su Facebook. C'è un'applicazione che si chiama Creator Studio, dalla pagina Facebook agganci chiaramente la pagina al profilo Instagram e pubblichi direttamente da là. E effettivamente è comodo, no? Per cui l'ho fatto. Che succede? Ho notato che i post stanno crescendo un pochino come visualizzazioni. Però ho perso in 2 settimane, ma forse 10 giorni da quando ho fatto sta conversione, in 10 giorni ho perso qualcosa come 70 follower e quindi sono sceso a 6.920 e non schiodano più e continuano a scendere, magari scendono di uno al giorno, due al giorno, però continuano a scendere. Allora io mi chiedo, no? Se io vi do la pagina visibile e voi vi cancellate perché comunque, che ne so, magari la trovate lo stesso, non lo so quale sia il meccanismo che porta alla cancellazione, cioè se prima ci stavate è perché vi interessavano, se mo vi siete disiscritti è perché non vi interessa più, ma non capisco la motivazione, sinceramente. Forse sono meccanismi, io poi non ho mai utilizzato nessun tipo di bot come molti hanno fatto, che tanto poi ve li segano, per cui non ha proprio senso. A me piace la crescita organica, lenta ma inesorabile. E sinceramente non capisco il motivo per cui mi state a fare questo. Perché mi state facendo questo? Che v'ho fatto? Comunque cerco di pubblicare anche su Instagram giornalmente 4-5 post di quelli più importanti, argomentando. Cerco di fare un sondaggio al giorno sia sulle stories sia sui post. Infatti, se andate a vedere, insomma, c'è comunque un sondaggio al giorno dove comunque
vedo che partecipate, eccetera, per cui non capisco questo allontanamento. Alla fine non me ne fotte una sega, perché sono molto più interessato al discorso YouTube che a quello Instagram, per cui chi se ne frega. Ma un altro social dove sto da circa una settimanella è TikTok, che mi dà modo proprio di far diventare calcio pazzo molto più pazzo rispetto al calcio, perché tiro fuori delle stronzate proprio clamorose, video dei 10 secondi, ci manca solo che rutto, dopodiché ci ho fatto veramente di tutto. C'è anche un video dove sto sulla tazza del cesso, per cui vi consiglio assolutamente di seguirlo. E niente, io, ma più che altro perché mi annoio, cioè alla fine ho detto tutto, però mi sto annoiando, perché comunque adesso mi sento un po' di musica, dai. Un saluto e una buona giornata, è sempre caccio paccio.